Solo musica italiana, radiolinea numero uno, ogni fine settimana con i Camillas. Evviva! È arrivato il momento per i consigli legati al vostro futuro. Sì, esattamente. Domani lavoro. Hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori? Esatto. Ciao nonna intanto. Ciao. Ciao, allora, bellezza. Ottimismo. Veniamo a noi. È il momento dell'ottimismo. Giovani, siete esperti in telefonini? Sapete fare i selfie? Gestite con abilità Facebook, accrescendo le competenze tecniche e relazionali nello stesso momento? Vivete la vostra vita a metà fra il dramma esistenziale all'ora di pranzo e l'eccitazione per quantità di like che ricevete? La storia è qui a dirvi: è il vostro momento. Certo. Diventate anche voi sementi di campo. Affidatevi alle cure di professionisti, verrete deposti in un campo arato e pian piano metterete i vostri radicini, crescerete e darete frutto. Non ascoltate quanti vi dicono andate a zappare, che zappino gli altri. Voi sarete fiore e frutto. Con un corso di corrispondenza e un esamino a risposta multipla diventerete sementi di campo. Potete scegliere semente di grano, semente di anguria, semente di canapa, semente di prosciutto. Okay. Scegli il tuo futuro. Spunta! Bello! Grazie Ruben per i consigli legati al futuro dei giovani all'ascolto. Adesso è arrivato il momento di Zac. Lo dirò a mio figlio. Diglielo, diglielo, certo. A tutti e due i figli. Dice no, uno. Ah, uno? Sei sicuro? No, forse no, non ce l'ho. L'altro giorno ha suonato qui uno dicendo che... No, vabbè, ma quella è un'altra storia. Quello è Marchino. Vai Zagor, vai. Allora, io ragazzi ho individuato invece per il futuro dei nostri giovani, dei figli che io ancora non ho ma che un giorno spero di avere, il rovesciatore di governi. Nuovo tipo di lavoro, sto recentemente anche quotato in borsa. Il rovesciatore di governi. Rovesciatore di governi. Governi è un piccolo comune nell'entroterra di Ancona, ecco, dove c'è un alto tasso di disoccupazione giovanile. Ok. E allora i ragazzi si sono inventati questo lavoro che consiste nell'andare a rovesciare qualsiasi tipo di governo nazionale, statale, nel mondo, in modo da far decidere direttamente ai poteri forti chi debba veramente governare una nazione. Sono ragazzi che si danno molto da fare. Sono perplesso, Zagor, ci credi? Avrei bisogno di riascoltarlo dall'inizio, magari cercando di concentrarmi un po'. Il rovesciatore di governi. Sì, praticamente governi, ripeto, è sempre una piccola cittadina. Sempre provincia, ecco, sempre quella. Governi, certo. Però loro sono un gruppo di giovani dove, molto... No, dove c'è molta disoccupazione. Dove c'è molta disoccupazione. Ricordiamocelo, Sì, sì, quello è importante. E allora, i ragazzi. Questi bravissimi ragazzi, Antonio, Marcello, Ludovica. Li salutiamo allora. Sono sette, ti dico. Ah, sette, ok. Non penso non di più. Molto attivi. Ci vedono in chiesa. Ah, certo. Allora ci siamo inventati questo lavoro. Stai entrando in un campo minato qui. Certo, eh? Ma una chiesa sconsacrata. Ah, ok. Ci mancherebbe. No, ma certo. Dire, ti parli Vaticano. No, ma infatti. No. Questo è un campo minato, Zagor. Che consiste nel rovesciare qualsiasi tipo di governo nazionale, capito, per far decidere i poteri forti. Sì, perché sono ragazzi in gamba. In gamba, molto, molto in gamba. È un peccato, se no. Sì, infatti, certo. Domani lavoro con i Camillas. Domani lavoro. Hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori?